I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, gonna see you when the sun goes down. Quel giorno, con le sue parole, Martin Luther King incantò l'America. Le sue parole furono una scossa alla sua anima e alla sua coscienza ammalata del razzismo. Quel giorno, per un attimo, si respirò l'atmosfera di un'America gioiosa, momentaneamente riconciliata col suo demone, il razzismo appunto, liberata dai suoi incubi. A dare forza a quella folla, la visione di un grande leader, la forza di un grande movimento di massa che aveva molte voci, anche discordanti, anche critiche nei confronti di Martin Luther King, ma che per quel giorno seppero unirsi e fondersi. Fu una giornata eccezionale nella memoria dell'America e non soltanto. Ricordiamo tutti i canti di Mahalia Jackson, di Bob Dylan, di John Baez, di Pete Seeger, di Paula and Mary. Davvero un canto che fu liberatorio. L'anno dopo, nel 1964, King, a 35 anni soltanto, riceve il premio Nobel per la pace. È davvero il momento più alto della sua popolarità e della sua autorevolezza. È il più giovane premio Nobel della storia del riconoscimento. Davvero un momento magico, destinato però a durare soltanto qualche istante. Hey, hey, honey. Neanche un mese dopo, infatti, il 15 settembre del 1963, a Birmingham successe una cosa drammatica. Durante il culto, mentre alcuni bambini di una chiesa battista si erano riuniti per la solita lezione della scuola domenicale, una scuola di educazione alla Bibbia, in quel momento, mentre si svolgeva il culto, scoppiò una bomba e 4 bambine rimasero uccise. Era un attentato brutale e violento del demone razzista dell'America che non poteva tollerare l'atmosfera gioiosa avviatasi soltanto qualche giorno prima nella grande marcia di Washington. E in pochi giorni il sogno di Martin Luther King divenne un incubo. 4 bambine morirono mentre erano in chiesa a pregare. Cantavano un canto tipico dei bambini delle scuole domenicali, e cioè questa mia piccola luce voglio farla brillare. Un canto evangelico, un canto che testimonia la fede dei bambini, la piccola ma preziosa fede dei bambini, ma anche che racconta la presenza dei bambini nel movimento per i diritti civili, che furono insieme ai loro genitori e ai loro nonni i protagonisti di un eccezionale momento della storia politica e anche spirituale dell'America. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, Lord, I wanna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere. I'm gonna let it shine.
this little light of mine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Jesus, you give me this light, and I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Il 23 novembre del 1963 accadde un fatto destinato ad avere un'influenza immediata sulla storia del movimento per i diritti civili e anche sulla vita di Martin Luther King. A Dallas, in Texas, fu ucciso il presidente Kennedy. Non che l'amministrazione Kennedy si fosse distinta per l'attenzione al movimento per i diritti civili. Dopo 3 anni ancora nulla si muoveva sul fronte della legislazione per tutelare il voto degli afroamericani. D'altra parte era già cominciata una iniziativa militare, una proiezione militare in Vietnam che distraeva fondi importanti che potevano essere destinati ai poveri. È tuttavia indubbio che quel momento drammatico per la vita dell'intera nazione americana produsse degli effetti anche nella strategia del movimento. Tutto diventava più complicato. Dopo anni di lotta, di sacrifici, l'obiettivo sembrava vanificarsi. Tutto si rendeva più complicato e ingarbugliato. Di fronte alla tragedia dell'omicidio del presidente, è chiaro che l'agenda politica americana cambiava. E d'altra parte, per Martin Luther King iniziavano tempi molto difficili anche sul piano della sua leadership e dell'autorevolezza della sua leadership. Se infatti erano in qualche modo scontate le critiche dell'establishment che lamentava, denunziava l'iniziativa sempre più determinata, i movimenti, le marce, i sit-in, e dall'altra parte invece fioccavano anche delle critiche da sinistra, per così dire, da alcuni settori più radicali del movimento. In parte gli studenti, stanchi del moderatismo, o almeno di quello che appariva il moderatismo di King, ma anche, diciamo, da parte di altri settori come i musulmani neri, i Black Muslim di Elijah Muhammad e soprattutto di Malcolm X, che contestavano non soltanto le posizioni non violente, ma anche la strategia integrazionista del movimento per i diritti civili. Malcolm X e Martin Luther King, due personaggi che non potevano essere più diversi. Martin proveniva dal ceto medio, in qualche modo benestante, della comunità afroamericana. Malcolm, al contrario, veniva dai ceti più popolari, era figlio di una ragazza madre. Martin riesce a fare studi anche accademici di una certa importanza. Malcolm, al contrario, si forma nella strada, descrivendo se stesso nella sua celebre autobiografia, si definisce un gatto di strada, una sorta di gatto randagio, costretto a combattere per guadagnarsi da vivere e da mangiare e anche da dormire. Non solo, Martin Luther King sempre è stato sempre coerente con una strategia rigorosamente non violenta. Al contrario, Malcolm teorizzava la possibilità di adottare ogni mezzo, quindi anche mezzi violenti. Ed ancora, Martin Luther King era fortemente integrazionista, cioè concepiva la possibilità di un'azione congiunta di neri e bianchi per conquistare i diritti pieni per una democrazia compiuta che desse il diritto di voto anche agli afroamericani. Al contrario, Malcolm X invece è uno dei primi teorici dell'autonomismo nero, del black power, cioè di un potere pensato come il potere dei neri soltanto.
Due personaggi quasi in contrapposizione tra loro, ma soltanto in apparenza, o meglio, soltanto per una certa parte della loro vita, perché soprattutto intorno al 63 al 64, ricordiamo che Malcolm X verrà ucciso dai suoi stessi fratelli nel 1965, 3 anni prima di Martin Luther King, però in quei pochi anni, sia pure indirettamente, tra i due ci fu un dialogo a distanza. In realtà si incontrarono soltanto una volta e in modo anche formale, e però noi possiamo ricostruire un movimento, un passaggio ideologico, per così dire, di Martin Luther King, che assume progressivamente la radicalità di alcune interpretazioni della società americana proprie di Malcolm X. Piano piano King si convince che il problema dell'America è ancora più profondo che semplicemente la questione del razzismo e del retaggio della segregazione. C'è un problema di equilibri dei poteri, di sistema di potere americano che condanna i poveri e gli afroamericani come i più poveri dei poveri. E quindi la sua fiducia nella società americana, nella democrazia delle libertà, il perseguimento della vita, della libertà e del diritto alla felicità come obiettivi della società americana e del suo complesso, con questa idea incomincia in Martin Luther King progressivamente a vacillare. E diventa un critico più severo del sistema di potere americano. Al contrario, all'opposto, dall'altra parte, anche Malcolm incomincia ad avvicinarsi ad alcune idee di Martin Luther King. Un anno chiave è il 63, quando lui per la prima volta, da musulmano qual è, fa il pellegrinaggio rituale alla Mecca. E in quel contesto vede dei musulmani neri, certamente, ma moltissimi musulmani bianchi, e capisce che il messaggio del profeta Muhammad è un messaggio universale. Quindi abbandona quel suo separatismo, quel suo radicalismo nero, e comincia a concepire l'idea di un rapporto con i bianchi. La sua morte repentina nel 65 mette fine a questo dialogo a distanza, e invece per quel che riguarda Martin Luther King vedremo come proprio negli anni tra il 65 e il 68 renderà sempre più radicale e fondamentale la sua critica al sistema di potere americano. Hey, hey, honey. Arriviamo così al 1965. Già da 2 anni alla Casa Bianca c'è un nuovo presidente, Lyndon Johnson, ancora democratico. Nuove speranze per il diritto di voto agli afroamericani? Sì e no, perché comunque Johnson è un uomo del Sud e la lobby democratica nel Sud è molto molto forte. Il Sud è l'area del paese dove il retaggio dello schiavismo, della segregazione, delle leggi di Jim Crow, le leggi appunto della segregazione, era più forte. E quindi progressivamente le speranze nell'azione diretta della Casa Bianca si fanno sempre più modeste. King capisce che il movimento ha bisogno di mobilitazione, che è giunto il momento di un'ulteriore azione sempre più clamorosa, sempre più vigorosa, per raggiungere almeno l'obiettivo del diritto di voto. Concepisce così una serie di azioni locali a Chicago, ma anche nel sud degli Stati Uniti, e una di queste azioni la pianifica tra Montgomery e Selma. Montgomery è la città simbolo del movimento, la città dove tutto è cominciato, la città dove il primo dicembre del 1955 Rosa Parks si era rifiutata di cedere il suo posto sull'autobus, e fu la scintilla che innestò il movimento per i diritti civili. Quindi da una parte King voleva tornare a Montgomery, ma dall'altra voleva anche coinvolgere in questa azione Selma, altro baluardo del segregazionismo e del peggiore razzismo, un razzismo che ancora colpiva fisicamente i neri, che non erano protetti, organizzazioni suprematiste e razziste, esplicitamente terroristiche come il Ku Klux Klan, avevano ancora cittadinanza
nel sud degli Stati Uniti e proprio nelle zone comprese tra Selma e Montgomery. Da qui l'idea di una grande marcia, appunto, da Selma a Montgomery. La marcia era stata programmata per il 7 marzo. Era una marcia, come sempre, rigorosamente non violenta. King quel giorno era impegnato perché era domenica e quindi aveva preferito restare ad Atlanta, avrebbe raggiunto la marcia esattamente dopo la partenza, il giorno dopo o la sera stessa. La marcia partì tranquilla da Selma. A un certo punto, in prossimità del Pettus Bridge, appena fuori della città, ecco che la polizia scatena una repressione brutale e violentissima nei confronti dei manifestanti. Fu quello che il giorno dopo i giornali definirono il Bloody Sunday, la domenica di sangue. C'era un elemento importante in quella vicenda, che quella volta le telecamere erano lì presenti. Ed ecco che le immagini brutali dei manifestanti non violenti, comprese delle persone anziane, attaccate dai cani poliziotto, con i lacrimogeni, picchiate dalla polizia, fecero il giro degli Stati Uniti e del mondo. E furono viste anche dalla Casa Bianca. Lyndon Johnson affermò di essere disgustato dalle immagini di violenza che aveva visto in occasione della partenza della marcia. Fu davvero un momento terribile in cui i manifestanti feriti, colpiti, incarcerati, sentirono perfettamente ancora il peso del razzismo e videro sempre più lontana la meta, quella terra promessa verso la quale camminavano da anni. Non si persero d'animo e convocarono una seconda marcia due giorni dopo, il 9 marzo. La marcia, questa volta guidata da Martin Luther King, ebbe inizio regolarmente. Di nuovo i manifestanti arrivarono al Pettus Bridge, ma lì accadde una cosa del tutto inattesa. La polizia aprì il cordone che impediva ai manifestanti di passare e sembrava volerli accompagnare lungo il ponte. Poteva essere un gesto di clemenza, un gesto di apertura, o poteva essere una trappola diabolica, per cui una volta inseriti, saliti sul ponte, i manifestanti si sarebbero trovati imbottigliati da una parte e dall'altra, e la brutalità della polizia sperimentata due giorni prima sarebbe stata ancora più violenta. King intuì che quella era una brutale trappola. Allora si avvicinò fino a quando c'erano i soldati. A quel punto fece un gesto che apparentemente nessuno capì. Si inginocchiò. Teniamolo presente questo gesto, perché lo ritroveremo in un altro punto della nostra storia. Si inginocchia e poi torna indietro, perché ritiene in quel momento più importante proteggere la salute fisica, psichica dei manifestanti piuttosto che portarli nuovamente al massacro. Giocò anche una carta mediatica, perché sapeva che c'era l'opinione pubblica che osservava quella marcia e quindi l'opinione pubblica avrebbe capito da che parte stava la violenza, la brutalità e da quale parte invece stava la moderazione e la ragionevolezza. Fu la marcia del turnaround, del tornare indietro, una marcia amara, perché i manifestanti si resero conto che quella era una necessaria quanto dolorosa sconfitta, ma cantavano che quella sarebbe stata l'ultima volta in cui sarebbero tornati indietro. Ain't gonna let nobody turn me around. Ain't gonna let nobody turn me around. Keep on walking, keep on talking, gonna build a brand new world. Ain't gonna let nobody
turn me around, turn me around, turn me around. I'm gonna let nobody turn me around. Keep on walking, keep on talking. Gonna build a brand new world. Ain't gonna let no politician turn me around, turn me around, turn me around. Ain't gonna let no politician turn me around. Keep on walking, keep on talking. Gonna build a brand new world. Ain't gonna let no segregation turn me around, turn me around, turn me around. Ain't gonna let no segregation turn me around. Keep on talking, keep on walking. Gonna build my promised land. Come è ovvio, la scelta di prudenza di King fu molto controversa. Qualcuno lo accusò di essere pavido, di non avere abbastanza coraggio. In realtà lui sapeva che cosa voleva e immediatamente riconvocò una terza marcia da Selma a Montgomery per il 21 marzo. Questa volta intervenne anche la Casa Bianca, mandando i soldati federali a proteggere i manifestanti. E quindi fin dall'inizio si annunciava una marcia particolarmente pacifica e gioiosa. E fu davvero un momento molto interessante dal punto di vista della partecipazione. Moltissimi bianchi, non soltanto cristiani, ma anche ebrei e musulmani, rabbini e imam, parteciparono a quella che resta come un altro grande momento del movimento per i diritti civili. Di nuovo i media giocarono una parte importante. Ed ecco che a quel punto, siamo nel 65, finalmente, pressato dall'opinione pubblica e in qualche modo anche dalle spinte che venivano dal movimento, sempre più determinato a ottenere dei risultati concreti, finalmente il 6 agosto del 65 il presidente Johnson firma la legge che tutela il diritto di voto per gli afroamericani. Sono passati 10 anni dalla marcia di Montgomery, dal boicottaggio della compagnia degli autobus di Montgomery. 10 anni per ottenere il primo e fondamentale diritto di ogni democrazia, il diritto al voto. Poteva essere la fine del movimento, il raggiungimento del traguardo, e invece per molti aspetti era soltanto l'inizio di un'ulteriore difficilissima tappa del movimento per i diritti civili. I got a letter this morning, boy. Hey, hey, Martin Luther King, il podcast video è una produzione di RBE Radio e TV, testi Paolo Naso. Voce Elisa Biason, voce e pianoforte Alberto Annarilli, tratto dal libro di Paolo Naso, Martin Luther King, una storia americana.